Senza pietà, i post a commento delle ultime foto pubblicate da Totti per pubblicizzare un marchio di auto sono senza dubbio un esempio di body shaming declinato al maschile. Ti sei magnato le borse dei Ilani e ancora te sta a venire doppio mento. L'ex re di Roma è preso di mira giudicando la dovizia di accenti, storpiature dei commenti proprio dai suoi concittadini. Magna de meno francese, scrive un follower. Probabilmente è vero, il capitano non è in perfetta forma, ma quello che sconcerta è che oltre ai coloriti sfottò sul girovita e sul doppio mento, le critiche puntano il dito sulle sue scelte di vita. Qualcuno scrive che la responsabilità del crollo è da attribuire alla nuova compagna Noemi. Torna da Ilari, guarda cosa ti sta facendo questa sfascia famiglia. L'aura che circondava il numero 10, il più fedele dei calciatori, che non ha mai tradito la sua squadra e la sua città, sembra irrimediabilmente dissolta con la fine del matrimonio e i suoi risvolti assurdi, dal furto delle borsette alla SOP Totti cerca attico extra lusso. Good morning. Ma c'è anche chi lo difende, un fan in posa sorridente accanto al capitano con pettorali tonici in vista pubblica questa foto dai Caraibi, dove Totti sta trascorrendo le vacanze di Capodanno con Noemi e la prole. Panorami mozzafiato, una crociera lussuosa che Chanel documenta felice sui post. Intanto Ilari è dall'altra parte del mondo, in Thailandia, con il nuovo compagno Sebastian Müller, che non appare mai nelle foto, scintillanti, come la sua voglia di ricominciare, senza troppa zavorra.